In compagnia di Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, per gli auguri in questo periodo di Natale. È sicuramente, Monsignor Tasca, un Natale diverso, un Natale più di sofferenza, dove soffia forte anche il vento della crisi. E allora come si fa a non far trasformare questa crisi economica anche in una crisi di solidarietà, una crisi sociale? Intanto a tutti un buongiorno. È davvero intanto già un augurio di un santo Natale. Sì, le fatiche e le difficoltà, come credenti noi abbiamo una lettura estremamente chiara su questo. Noi sappiamo che la fatica, la difficoltà, la prova, morte compresa, non hanno l'ultima parola, assolutamente no. Come credenti noi sappiamo, perché Gesù Cristo ce l'ha insegnato, che la sua morte non ha l'ultima parola, ce l'ha la risurrezione, la speranza, un futuro. Questa è la vita cristiana. E allora credo che di fronte anche a queste difficoltà che tutti stiamo vivendo, difficoltà oggettive, il modo, l'aiuto che ci possiamo dare l'un l'altro è quello di ridirci un grande sogno, una certezza che abbiamo un futuro c'è e il futuro lo costruiamo noi adesso e questo futuro lo costruiamo tenendo presente e partendo dagli ultimi. Esattamente, non ci può essere altro sistema, perché altrimenti qualcuno starà indietro. Allora, nelle misure in cui noi partiamo dagli ultimi, siamo sicuri che tutti saremo dentro. Quello che dico più spesso è che magari la frase che si dice siamo tutti nella stessa barca. Ma io credo anche no, tutti siamo nella stessa tempesta. Ma c'è chi ha una piccola scialuppa, c'è chi ha una bella barchetta, chi ha uno yacht. È vero, la tempesta è uguale, ma affrontarla su una barchetta, su una tavola di legno, forse, io non sono un marinaio, ma è diversa che affrontarla su uno yacht. Credo che siano queste un po' le risposte o le strade che possiamo tenere presenti nell'affrontare questa difficoltà. La fortissima convinzione che la difficoltà, la sofferenza, il dolore, la morte non hanno l'ultima parola. Il lavoro, soprattutto in questo tempo di crisi, è in difficoltà, ma non solo. Tante sono le famiglie che hanno un lavoro, ma comunque non ce la fanno. Sono quelli che vengono definiti i nuovi poveri, sicuramente in conseguenza della pandemia da Covid, ma anche della guerra in Ucraina e del Covid. Che cosa si può fare per lavorare ancora più insieme, come spesso lei dice, proprio sul tema del lavoro nella nostra città? Sì, io credo che abbiamo davanti a noi, almeno in questi giorni ho potuto ascoltare tante persone che vedono davvero i prossimi anni per la nostra città, anni veramente di grossa espansione, di grosse novità, di grosse possibilità che vengono aperte. E io credo che queste porteranno al lavoro. Credo che porteranno al lavoro, quindi è da vedere e io vedo con molta soddisfazione tutte queste nuove realtà che saranno fatte e prese in carico per riuscire a rendere la nostra città ancora migliore di quella che è. Questo quindi è una possibilità, quindi la possibilità del lavoro che tutte queste novità porteranno, queste possibilità porteranno. Dall'altra c'è sempre il tema del sentire che tutti siamo responsabili un po' di quello che sta succedendo, cioè è vero, c'è la guerra, è verissimo, che sta facendo sentire veramente i suoi morsi qui anche da noi. Certo c'è la situazione dell'inflazione, certamente sono tutte vere. Certo c'è anche vero che c'è un po' la tentazione a chiudersi in se stessi. A chiudersi in se stessi, a non partecipare. Io dico che davvero chi ha vinto le ultime elezioni è partito di chi non è andato a votare, di chi si è astenuto, che non si è fatto vedere. Queste persone hanno vinto le elezioni, ma questo pone un grandissimo punto di domanda. È davvero la questione del lavoro ed è vero, o è questione anche di partecipazione, di sentirmi corresponsabile di una situazione, di una realtà. E credo che sia questa la grossa fatica da fare oggi. Cioè il constatare che il più grosso partito è di quelli che si astengono, a me non basta. Assolutamente non basta. Che cosa possiamo fare e dobbiamo fare per crescere tutti quanti nel sentirci parte di, nel sentirci partecipi di.
In questo mi collego anche a quello che molti hanno definito, lo fanno forse da molto tempo, ma una crisi nuova anche per la Chiesa. Sappiamo che ci sono meno vocazioni, sempre meno vocazioni, e c'è anche un occuparsi meno anche da parte dei giovani. C'è sempre stato, ma forse nel post pandemia questo è ancora più forte. Che cosa si può fare? Io credo che sia un'opportunità che ci viene offerta. Se io penso alle prime comunità cristiane, erano piccole comunità in mezzo a tantissimi pagani, a non credenti. Eppure hanno cambiato il mondo. Quindi credo che sia una grandissima opportunità quella che c'è adesso, di fatica, di difficoltà nella Chiesa, di disagio, di minore partecipazione. Ma forse è un'occasione veramente d'oro che il Signore ci dà, affinché, e qui parlo da credente ovviamente, affinché ogni battezzato si senta corresponsabile. Questa per me è la grande sfida nei prossimi anni. Darci una mano, aiutare affinché ogni battezzato si senta corresponsabile della comunità cristiana, dell'annuncio del Vangelo e della testimonianza della bellezza del Vangelo. E quindi credo un'occasione, veramente un'opportunità che abbiamo. Perché pensando ai primi secoli della Chiesa è così. Poche persone che avevano una fede forte, convinta, sentita. Cioè io penso a un'esperienza, non dico adesso in quale paese è successo, in cui mi raccontavano i giovani frati della comunità, che della loro esperienza di fede. Ogni domenica andare a messa significava avere la possibilità di essere picchiati. Non con le parole, non con le picchiate. Quindi ogni domenica dire oggi decido di andare a messa, so che posso incorrere un po' in questa fatica, in questa difficoltà. Questo ha fortificato la fede, ovviamente non dico adesso dobbiamo arrivare a questo, ma penso che davvero questa minoranza, se così oggi siamo, come diceva Papa Benedetto XVI, è una minoranza creativa. Ecco qui la vera sfida. Minoranza creativa, abbiamo bisogno di creatività. Il Papa dice spesso di fare più figli, sappiamo che però l'allarme che viene lanciato dall'Istat negli ultimi anni continua a peggiorare, sempre meno bambini, sempre più anziani, soprattutto nella nostra città. Questa è una situazione che ci tocca molto da vicino, più di altre città, più di altre regioni, e questo tempo di Natale può essere un tempo di grande solitudine, soprattutto per gli anziani. Da una parte gli anziani e da una parte questa famiglia che viene troppo poco aiutata, sostenuta. Sì, c'è un dato di fatto magari di un bisogno molto più grande di sostenere le famiglie. Io credo che sia una verità, e di essere vicino in modo speciale agli anziani nella loro solitudine. Credo che anche ci sia forse da parte delle coppie un po' il bisogno di crescere nella fiducia verso il futuro. Perché magari pensando al futuro uno si fa 787 domande, ed è bene farsene, ma forse è anche bene dire sì, voglio correre il rischio di, perché credo che sia importante questa voglia di correre dei rischi, di dire sì, so che è un grandissimo regalo che posso fare a me, alla mia famiglia, alla società. Allora certo è un rischio, certo, ma credo che siamo chiamati a correre dei rischi anche oggi. E per questo credo, vicino alle politiche familiari che sono da incrementare, da far crescere, essere più attenti, e stati europei hanno dimostrato che, tra virgolette, funziona. Ecco, una brutta parola, ma non me ne vengono altre. Ma anche dall'altra parte credo di dire, ma corriamo questo rischio insieme, perché vogliamo far sì che la nostra famiglia abbia la presenza dei figli, la società possa contare sui figli e sul continuare la nostra storia e le nostre generazioni. Nella sua vita precedente, diciamo così, prima di essere diventato vescovo di Genova, lei ha girato il mondo con il suo ruolo. C'è un Natale, un insegnamento, un'immagine che si porta nel cuore, forse anche in popoli molto più poveri, dove però forse il significato è più autentico? Purtroppo non ho mai avuto la grazia di vivere un Natale fuori da Roma, perché
è il momento in cui ci troviamo tutti i confratelli per vivere insieme il Natale. Certo, io ho presente situazioni in Africa in cui ho partecipato alla preparazione al Natale. Anche lì come la gente veniva da Bari, dai villaggi vicini, 4-5 ore di cammino per partecipare alla preparazione al Natale. E con la loro cultura, con il loro stile, con quello che erano poi le cose più importanti per loro. Credo che davvero questa festa del Natale sia una festa davvero che unisce tutti quanti noi. E questa penso che sia la cosa più bella da dirci. Il Natale è un momento che ci accomuna, che ci unisce, che ci fa vivere insieme. E credo che sia il più bel regalo che possiamo farci l'un l'altro. In conclusione, Monsignor Tasca, per la Chiesa genovese è una Chiesa in questo momento un po' in sofferenza per la partenza di Monsignor Anselmi, per tanti Don Nicolò. Ci sarà il saluto il 13 di gennaio, anche per lei un po' una sofferenza questo distacco, è così? Certo, è una grossa sofferenza per me. Con Don Nicolò in questi 2 anni ho imparato tanto da lui, tanto. Ho imparato veramente tanto nel conoscere la città, nel conoscere le persone, nel conoscere questa chiesa e le sono profondamente grato di questo. Certamente, lo dico sempre, per noi è una grande perdita. Il Santo Padre ha deciso e noi cerchiamo di obbedire al Santo Padre per dire la verità. Ma per noi è una grande perdita, certo. Per la chiesa di Rimini è veramente una grazia, quindi l'augurio che davvero questa chiesa sappia camminare insieme col suo vescovo. Le lascio la telecamera, Monsignor Tasca, per gli auguri ai nostri telespettatori. A tutti voi l'augurio di un Santo Natale. Per noi credenti è un momento importante. Noi sappiamo e crediamo che Dio Padre ci ha salvati non con lo schiocco delle dita, ma attraverso l'incarnazione, cioè condividendo la vita di ogni giorno di noi uomini e donne. Gesù ha fatto questo. Ed è davvero bello, credo, l'augurio che faccio a tutti voi, a tutte voi, di crescere sempre più nel condividere, nel sentirci parte di una comunità, di una famiglia che si prende cura di tutti. Ed è questo veramente l'augurio più bello che faccio a tutti voi, cari genovesi e care genovesi, e a tutti coloro che in questo momento vivono e condividono la nostra città. A tutti e a tutte, Santo Natale. Santo Natale anche a lei. Grazie mille.